tu che in armi difendi queste mura, non dormire, bada, ma vigila. Adoriamo noi l'eccelsa divinità di Cristo. Innalziamo a Lui i nostri canti di giubilo, sicuri sotto la sua possente custodia. Vigilando, effondiamo la nostra gioia in questi canti. O Cristo Re e Divino Protettore del mondo, prendi sotto la tua custodia questa città. Sii tu ai tuoi fedeli un muro inespugnabile. Sii per i nemici un nemico terribile. Se vigili tu e da lungi metti in fuga tutte le armi guerriere, nessuna forza può recarci danno. Cingi tu, Cristo, queste nostre fortificazioni. Difendile con la tua forte lancia. Santa Maria, splendente madre di Cristo, impetra per noi queste cose e con te Giovanni, voi di cui in questa città si venerano sante reliquie e a cui sono consacrate queste immagini. Forte gioventù, prode e audace in guerra, risuonino lungo le mura i tuoi canti e a turno si alternino le scolte perché la frode nemica non sorprenda queste mura. Echeggi il grido che accompagna la guardia, orsù, vigila! E per le mura l'eco risponda, oh, vigila! O Geminiano, benché servi indegni, ti scongiuriamo, difendici dalle saette degli Ungheri. O sommi patroni, pregate senza tregua per noi, servi vostri, implorando il Signore. Buonasera, siamo alla quinta puntata di questo nostro viaggio in 12 tappe attraverso il Medioevo italiano. Quello che avete ascoltato è il canto delle sentinelle modenesi, è un'invocazione a San Gimignano, protettore della città, che si immagina rivolta verso la fine del secolo IX in occasione dell'incursione che gli Ungheri fecero in Italia, la prima delle incursioni che fecero in Italia e che arrivò appunto fino alle mura di Modena. Quella delle incursioni ungare è una delle grandi paure che percorsero intero il secolo X. Un'altra è quella che fu destata dalle incursioni dei Saraceni, ma ne parleremo in seguito. Di fronte a queste incalzanti minacce, gli italiani della penisola tendettero a rifugiarsi all'interno di cinte fortificate, dove queste cinte esistevano, come nel caso di Modena, l'abbiamo visto poco fa. Quando invece non c'era possibilità in questo senso, pensarono a costruire ex novo dei villaggi fortificati in luoghi adatti alla difesa. In questi villaggi, che sono poi i primi castelli e che modificano radicalmente il paesaggio delle nostre campagne, i contadini vivono insieme con i loro signori. In connessione con questa redistribuzione della popolazione, con questa trasformazione del paesaggio, abbiamo una crisi generalizzata del potere politico. Di questo ci parlerà
Vito Fumagalli dell'Università di Bologna. Per capire lo stato di insicurezza e di impossibilità o quasi di difesa che le popolazioni d'Italia incontrano tra la fine del secolo IX e il secolo X, almeno buona parte del secolo X, dobbiamo rifarci un attimo un po' avanti, un po' indietro nel tempo. Cioè al momento in cui lo Stato carolingio si spezza in tre grandi unità, alla metà circa del secolo IX. Tre unità che sono destinate poi a diventare sempre più autonome e quindi costituiscono già di per sé stesse, come tre tronconi statali, un fatto di disgregazione, un fatto anche quindi di impotenza, di incapacità nei confronti di attacchi esterni. Alla metà del secolo IX, come dicevo, l'impero carolingio si divide in tre grandi stati, da cui poi sorgeranno, più tardi, più avanti nel tempo, la Francia, l'Italia e la Germania. La parte occidentale, lo stato occidentale, è quello che formerà la Francia. Al centro c'è un grande stato di cui fa parte anche la penisola, almeno in parte la penisola italiana. Ad oriente il terzo stato è quello da cui nascerà la Germania. Ora, questa crisi al vertice, questa frantumazione, questo spezzarsi del potere al vertice è già il primo elemento di insicurezza per l'Europa. Un altro elemento di insicurezza è che questo venir meno del potere unificato si ripercuote poi anche all'interno di questi tre stati, di questi tre regni, come sono chiamati allora, e provoca la costituzione di poteri locali, di poteri di ambito territoriale a volte anche molto limitato, quindi provoca lo spezzettamento, la frantumazione della forza e della capacità poi di difesa nei confronti di urti dall'esterno. La prova migliore della poca capacità di tenuta, di resistenza di questi regni ce lo dà l'invasione degli Ungheri, un'invasione tremenda per due motivi. Un motivo è che gli Ungheri erano una popolazione seminomade, allo stato di vita quasi selvaggio e quindi con attitudini feroci, con attitudini efferate. Cavalieri ungari saccheggiano una buona parte dell'Italia, soprattutto l'Italia del nord, si infiltrano però anche in Francia e anche in Germania, provocano spedizioni di grosse bande armate a cavallo un po' dappertutto e danno luogo a saccheggi, a incendi, a uccisioni. Noi sappiamo di vescovi trucidati, sappiamo di monaci trucidati, di monasteri dati alle fiamme, di villaggi dati alle fiamme, di città ugualmente, perlomeno nei sobborghi, violentemente percosse da questo urto. Ma oltre al fatto così delle attitudini efferate degli Ungheri, c'è una loro capacità guerriera, una loro capacità di combattimento particolare. Gli Ungheri sono dei bravissimi cavalieri, hanno strumenti tecnici quale la staffa, che non era conosciuta dalla cavalleria occidentale, piuttosto impacciata, e anche questo strumento stesso della staffa, che assicura l'uomo al cavallo, permetteva al cavaliere ungaro di muoversi con rapidità, di girare in ogni senso l'animale, di combattere in modo molto, molto efficiente, per cui noi possiamo dire che veramente il cavallo ungaro era un destriero, e da questo dire che gli Ungheri si destreggiavano benissimo nel combattimento. Quindi un dato di civiltà che porta alla ferocia, al saccheggio, all'uccisione, un dato di capacità di equitazione, un dato tecnico molto importante. Questi due aspetti, questi due dati poi urtano contro l'indebolirsi, l'assenza quasi in certe zone, perlomeno l'assenza quasi totale o totale, della possibilità di resistenza da parte di quello che restava dello Stato. Per cui dalla fine del secolo IX a tutta la prima metà del X secolo
noi abbiamo le popolazioni lasciate quasi a se stesse. Queste popolazioni come si regolano? Recingono di mura spesso rudimentali i loro villaggi. Se sono popolazioni che abitano in città, ricostruiscono le mura cittadine. Noi vediamo tante volte il vescovo che è a capo dei cittadini, che li guida, che sovrintende la ricostruzione delle mura. I nobili nelle campagne fortificano le loro aziende e pian piano poi i nobili approfittano di questa situazione per assicurare protezione agli uomini delle campagne, attirandoli dentro ai loro recinti fortificati, ma nello stesso tempo per imporre più pesantemente il loro potere sulla popolazione rurale. Anche la città ci guadagna, in quanto agli inizi le campagne offrono meno possibilità di difesa e allora la gente corre nelle città, che ancora perlomeno, hanno ancora perlomeno resti delle mura romane, danno più possibilità di costruzione di cinte murarie, di cinte di difesa. Quindi le cose vanno in questo modo, che non è certo felice per la penisola italiana in quel periodo, tra la fine del secolo IX e la prima metà del secolo X, e quindi c'è bisogno di una ricostruzione lenta e di una difesa continua, perché le incursioni ungariche sono martellanti, avvengono con frequenza a volte abbastanza alta. Su un piano politico, istituzionale e sociale si verifica che nelle campagne, appunto, il nobile, anche per la contropartita che vuole da coloro che difende dentro i propri castelli e per il fatto che poi sui villaggi fortificati il nobile impone il proprio potere, il nobile si crea un ambito di potere locale. Quindi abbiamo al vertice l'impero che si è spezzato. All'interno dei regni, degli stati, da cui si formeranno poi la Francia, l'Italia e la Germania molto più tardi, anche all'interno di questi stati vi è la dispersione del potere in grandi potentati regionali o infraregionali, capi di stati regionali o di stati minori. E all'interno ancora abbiamo tutto un pullulare di poteri che vengono sollecitati, esaltati, solidificati dallo stato contingente di bisogno estremo di difesa, per cui chi è abile alle armi, chi è capace di combattere, e questo lo sanno fare soprattutto i nobili, che lo sanno fare da molto tempo, pur dopo un primo impatto, ripetuti primi impatti disastrosi, riescono a far fronte alla situazione e riescono a imporre un potere locale, dei poteri locali che disgregano ulteriormente lo Stato, come diremmo in termini moderni. Un cronista del tempo dice che gli italiani di allora volevano sempre avere a che fare con due re per poter tenere a bada con un re l'altro re. Quindi erano tempi difficili per i re, del resto risulta anche dall'intervento di Fumagalli. Quelli che esercitavano un potere effettivo, efficace, erano i nobili, questi poteri che si rivenivano ricostruendo dal basso. Uno dei re dell'Italia di questo periodo è Berengario I. E sulle tracce di Berengario I e di sua moglie Bertilla è andata Rossana Podestà a Torri del Benaco, sul lago di Garda, dove un monumento ricorda ancora la presenza di questo re d'Italia. Siamo sul lago di Garda e precisamente a Torri del Benaco. Il motivo della nostra visita è la ricerca delle memorie di Berengario I, che fu tra l'altro re d'Italia. Certo, Berengario non fu una figura di primo piano nella nostra storia, ma il suo nome è legato a vicende lontane, la maggior parte delle quali avvennero proprio qui, a Torri del Benaco. Quella che vedete alle mie spalle è una delle quattro torri che si trovano agli angoli della cittadella fortificata. Il nome di Torri, Tulles, lo troviamo per la prima volta in un diploma dello stesso Berengario che porta la data del 904. La fortificazione fu voluta da Berengario per difendersi dagli Ungari. Questo primo re si sa che ebbe una vita né felice né fortunata. Infatti, solo nell'888 gli venne data la corona d'Italia da un'assemblea di vescovi. Ma fu più che altro una carica onorifica, visto che un'Italia vera e propria ancora non esisteva.
Dopo aver subito varie sconfitte dai grandi feudatari dell'epoca come Guido di Spoleto e Adalberto di Toscana, Berengario, per riacquistare prestigio, si appoggiò al Papa, dal quale addirittura ottenne la corona imperiale. Ma come era accaduto con la corona reale, anche quella imperiale aveva un valore abbastanza relativo. Infatti, Berengario fu un imperatore senza impero, come era stato un re senza regno. Ma cosa c'è a Torri, in questo dolcissimo paese che ce lo ricordi? Non molto, per la verità, perché le mura e gli edifici fatti costruire da Berengario servirono, come è spesso accaduto, nei secoli successivi per altre costruzioni. Questo castello, per esempio, sempre qui a Torri, fu costruito dagli Scaligeri sulle rovine di una costruzione preesistente. È sempre comunque difficile ricostruire su poche pietre, quelle che ci restano dopo mille anni, le vicende di un uomo e del luogo dove visse. Cerchiamo perciò di adattare la vita di Berengario tra le mura di questo castello, che anche se posteriore di 3 secoli, ci aiuta in un certo senso nel racconto. Berengario, che quando viveva a Torri aveva circa 45 anni, era un uomo robusto e di bell'aspetto. Aveva modi gentili e regali e sembra che fosse di animo buono, per cui infondeva un senso di rispetto e di simpatia. Ed ecco Berengario. Lo vediamo qui raffigurato in un sigillo di ceralacca autentico che si conserva religiosamente qui all'Archivio di Stato di Verona. È un raro privilegio questo che ci è stato concesso di poter toccare, guardare diplomi originali che hanno pensato più di 1000 anni e che sono stati fatti dal re proprio a Torri. Ecco, leggiamone insieme qualcuno. Questo è del 31 luglio del 905 e dice: Re Berengario, per intervento della regina Bertilla, sua dilettissima sposa, dona al fedele Fonteggio, anche detto a mezzo, 2 manenti, che sarebbero 2 poderi coltivati da un colono. Posti nel comitato veronese, non lontano dal monastero di Santa Maria di Gazzo, rispettivamente nel villaggio di Roverione e in Aspe, con tutte le vigne, i campi, i prati, i pascoli e i corsi d'acqua pertinenti. Ecco, questo è il monogramma di Berengario. E qui, di lato, si può vedere chiaramente dove manca il sigillo. Quest'altro, invece, è, come vedete, un diploma perfettamente leggibile ed è del 1 agosto 905. E dice: Re Berengario, per intervento della regina Bertilla, sua dilettissima moglie, dona per amore di Dio e a salvezza della propria anima al monastero di Santa Maria di Gazzo, di cui è abate Rodiberto, tutti i diritti di parte regia pertinenti al castello di Gazzo, ossia il diritto di giurisdizione, il teloneo, che sarebbe poi il diritto di tassa sul mercato, il ripatico, il diritto di tassa sull'approdo, e il diritto di palafitta, come si usava a riscuotere per conto del comitato veronese in Ruviscello, nonché una posta sul fiume Gavo, chiamata Pontaria, e l'isola nell'alveo del fiume Adige, chiamata Brandigo. Da questi documenti possiamo chiaramente capire che Bertilla, che fu la sua prima moglie, gli fu sempre vicina per consigliargli, non so, opere di bene a favore di monasteri, chiese e persone di ogni genere e di ogni condizione sociale. Ma torniamo qui a Torri, dove probabilmente Bertilla cercava di creare intorno al marito un gruppo di sostenitori che lo potessero aiutare quando ce ne fosse stato bisogno. Dalla loro unione nacquero 2 figlie, Berta e Gisella. Ma come ho già detto prima, il destino di Berengario non era dei più fortunati. Infatti non fu felice nemmeno nella vita familiare. Un brutto giorno Bertilla lo tradì. Ma badate bene, non è che trovò un altro uomo. Fu irretita, diciamo così, da una cattiva consigliera. Sì, insomma, fuggì con una donna. Come spesso accadeva a quell'epoca, specialmente se il marito tradito era un personaggio influente, Bertilla pagò caro il suo tradimento, infatti morì avvelenata. Naturalmente nessuno ebbe il coraggio di accusare in maniera esplicita Berengario, anche se le chiacchiere furono inevitabili e sono arrivate fino a noi. D'altra parte, nemmeno Berengario morì tranquillamente nel suo letto. Infatti fu ucciso da un vassallo che probabilmente lui non era riuscito a farsi amico. Ma questo assassinio non avvenne qui, ma a Verona, e il nome di questo vassallo ci è sempre rimasto sconosciuto.
come al solito la storia è piena di ombre ed interpretazioni ed è difficile stabilire a distanza di secoli quali siano state le vere motivazioni di certi fatti drammatici. Fatti che a noi sono pervenuti attraverso le testimonianze di cronisti spesso non del tutto obiettivi. Ma un ultimo sguardo a questo paesaggio mi ricorda dei versi che riassumono l'essenza di questo nostro curiosare nel passato. Quello che fu nostro e ci appartenne, il passato che è la nostra storia, non è morto ricordo, ma è forse tuttora vivente. La crisi d'autorità che travolse l'impero carolingio non poté mancare di abbattersi anche sul papato. Impero e papato erano strettamente solidali. Nell'imperatore, il papa, a partire dai tempi di Carlo Magno, aveva il difensore numero uno. Lo si vide nell'846, quando, con un senso di disperazione generale, i saraceni provenienti dalla Sicilia risalirono le rive del Tevere e misero a ferro a fuoco la basilica di San Pietro, minacciando anche le reliquie degli apostoli. La reazione fu immediata e si provvide a mobilitare le energie dell'Italia del tempo, fu l'autorità imperiale e regia a farlo, raccogliendo i mezzi necessari per la costruzione intorno alla Basilica di San Pietro di una cinta fortificata. Dimenticavo di dire che la Basilica di San Pietro era rimasta sempre tagliata fuori dalle mura aureliane, le mura che proteggevano Roma dalla fine del III secolo. Adesso anche la Basilica di San Pietro ebbe questa sua protezione, un anello di mura, appunto le vediamo scorrere il tracciato sullo schermo, che l'avrebbero protetta da insidie future. Ma questo affinché, ripeto, un'autorità civile era in grado di funzionare, di esercitare i suoi compiti. Quando invece questo non fu più così, era inevitabile che il papato ne risentisse il contraccolpo. Il papa, oltre a essere il capo della Chiesa universale, era anche il capo del principato territoriale di San Pietro, del patrimonio di San Pietro, come è chiamato nei documenti del tempo. Ed è chiaro che il seggio papale faceva gola ai nobili romani che volevano esercitare anche in Roma quello stesso potere di fatto che esercitavano i loro confratelli in altre situazioni, in altre città italiane. Questo fu reso tanto più facile in quanto col passar del tempo le incursioni saracene si moltiplicarono, divennero sempre più frequenti, soprattutto a partire dal momento in cui i saraceni riuscirono a costruire un ridotto fortificato, non lontano da Fossanova dove ci troviamo, alle foci del Garigliano. Non si deve credere che nella reazione contro questi saraceni ci fosse già uno spirito di crociata, non erano gli infedeli ancora, erano semplicemente dei pagani che anzi i papi nelle loro lettere equiparavano ai cattivi cristiani, magari ai duchi di Spoleto che davano altrettanto e più fastidio ai papi. Però, ripeto, l'azione dei papi non era sufficiente a risolvere il problema, a garantire la sicurezza delle popolazioni e ci provvidero per conto loro questi nobili romani e anche gli abati di alcuni monasteri del Lazio. E quindi abbiamo nell'Italia centrale quello stesso fenomeno di costruzione di villaggi fortificati, di centri di difesa al riparo dei quali vanno a vivere le popolazioni minacciate, di cui Fumagalli ha parlato per l'Italia settentrionale. Ma nel Lazio questo fenomeno si presenta con caratteri di incisività particolari che modificarono il paesaggio in modo ancora più radicale. Ma di tutto questo ci parlerà Pierre Tuber dell'Università di Parigi Sorbona. Parliamo dunque ora un po' dell'incastellamento che ci appare come un fatto centrale nella storia di questo decimo secolo. E come diceva Arnaldi con ragione, questo incastellamento ha conosciuto nel Lazio, nell'Umbria, caratteri spiccati e particolarmente tipici
E questo modello ci dà occasione di analizzare un po' più, in una maniera un po' più particolareggiata, i diversi aspetti dell'incastellamento. Cosa vediamo dunque? Vediamo prima che insomma siamo in una zona collinare con varie colline. Una di queste colline è stata scelta per stabilirsi l'abitato concentrato e forse perché qui ci stavano sorgenti, possibilità di approvvigionamento in acqua, eccetera. Questo concentramento è doppio. C'è prima un concentramento delle case, dell'abitato, e poi concentramento intorno all'abitato del territorio colto del villaggio. Se vediamo per prima l'abitato, vediamo che al centro, insomma al nucleo originale del castello, c'è un abitato fortificato a residenza del signore, una roccaforte signorile, accanto a quale c'è la chiesa, cappella signorile, presto diventata chiesa parrocchiale del villaggio. Intorno a questo centro fortificato c'è una fascia, una serie di case ordinate in un modo concentrico, di case dei contadini, e vediamo che l'ultima fascia di queste case congiunte, forse congiunte in una maniera molto più stretta di quanto vediamo qui, queste scalette non ci sono, che queste case congiunte hanno funzione di fortificazione esterna dell'abitato. Quindi dal punto di vista dell'abitato, doppio concentramento, quello della casa signorile e poi quella dell'abitato dei contadini intorno. Poi se rivolgiamo la nostra attenzione al territorio, vediamo anche che per i terreni colti c'è un altro concentramento. Terreni coltivati, c'è un concentramento dei campi intorno a questo abitato concentrato, con orti prima, poi con terreni seminativi e colti con seminati a grano, poi oliveti, poi vigneti, poi prati umidi, così finché troviamo l'incolto infine, cioè territori con culture intensive intorno all'abitato, poi meno intensive e poi francamente estensive. Quindi questo abitato, questo sistema di abitato e di insediamento ha una stretta logica pure dal punto di vista geografico, e vediamo come si riallaccia il castello al sistema della rete di circolazione. È ben chiaro che abbiamo qui al piede della collina una strada maestra, che una grande strada, magari una via romana antica consolare, e che poi l'abitato medioevale si è riallacciato a questa rete antecedente con una piccola strada che cammina così lungo in una linea di livello fino alla porte fortificata del castello, e quindi fa sì che la popolazione nel villaggio è al riparo di chi fa eventualmente delle scorrerie giù nella pianura. Ecco, secondo me, un caso abbastanza tipico di un castello come ne troviamo, diciamo, a centinaia quasi nell'Italia centrale, tutto oggi anche. Tu hai fatto riferimento alle scorrerie, però so benissimo che tu tendi a sottovalutare come causa di questo fenomeno il fatto delle invasioni saracene, delle incursioni saracene. Bisogna misurare, secondo me, il peso dei saraceni. Hanno certamente avuto un ruolo all'inizio di spunta, gli uomini cercano rifugio su queste sommità, di spinta, ecco.
Poi è chiaro che questi castelli sono fondati anche molto dopo, sono fondati nel 1000, nel 1100, fino al 1200, quindi i saraceni non c'entrano più per niente in questo caso. E allora perché? Allora, secondo me il fatto centrale è il fatto economico-demografico. L'inizio dell'incastellamento è pure l'inizio della grande crescita della popolazione e dell'economia, non soltanto in Italia, ma in tutto l'Occidente medievale. E quindi l'incastellamento è un fatto signorile, sono i signori che fanno questo, che danno inizio a questa sistemazione. I nobili romani di cui parlavo prima io. I nobili romani che trovano nell'incastellamento la forma di distribuzione del potere più adatta per loro a tirare profitto di questa crescita di popolazione e di benessere, perché in questo castello ci sono contadini, ma naturalmente ci sono anche artigiani fino dall'inizio al 1200. Vediamo bene dai documenti una grande diversificazione, stratificazione sociale all'interno di questo abitato. Il fatto importante è che questo abitato rimane strettamente agglomerato. Buonasera, questa sera parliamo delle quattro arti del quadrivio. Molti di voi ricorderanno che nella puntata dedicata alla scuola carolingia noi abbiamo suddiviso il sapere in sette grandi arti, tre facenti capo al trivio, quattro facenti capo al quadrivio. Come sulla puntata dedicata alla scuola, abbiamo fatto venire qui con noi Carla Frova dell'Università di Roma, che ci dirà subito che cosa è esattamente questo quadrivio. Il quadrivio sono le quattro vie alla conoscenza scientifica. Sono quattro discipline: l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica. Cominciamo subito con l'aritmetica, e per far questo io ho portato qui un passo di uno scrittore latino medievale che è il fondamento di molta della scienza medievale, il venerabile Beda, che vive a cavallo tra VII e VIII secolo, il quale ci dice come si contava con le dita. E lo leggo facendovelo anche vedere. In primo luogo, il calcolo delle dita si fa con la mano sinistra. Quando dunque dici 1, piegando il dito minimo della mano sinistra, appoggialo nel mezzo del palmo. Quando dici 2, fai parimenti con il secondo dito. Quando dici 3, col terzo. Quando dici 4, alza il mignolo. Quando dici 5, il secondo dito. Quando dici 6, il terzo. E così via fino a 10 con la mano sinistra, e usando la mano destra si poteva numerare fino a 100, e con le altre parti del corpo si arrivava a numerare fino a 999.999. Il calcolo digitale era un sistema di numerazione che non aveva bisogno ovviamente di materiale scrittorio per esprimersi, e che quindi poteva essere usato anche da persone scarsamente alfabetizzate. D'altronde è un dato comune di questo tipo di competenza quello di essere propria non solo alle persone che sanno scrivere, ma anche a persone in parte analfabete. Ci sono molte persone che non sanno scrivere e sanno comunque contare, numerare come anche nelle società contemporanee. Ma parliamo anche dell'abaco, aritmetica e anche abaco. Che cos'è l'abaco? L'abaco è uno strumento nuovo che viene introdotto nell'Occidente medievale proprio in questo periodo, nel corso del X secolo. Sostanzialmente è una scatola, diciamo così, certo, suddivisa in ripartizioni parallele, possono essere 3, 6, 9, multipli di 3, ad ognuna delle quali è assegnato un valore, nella prima colonna le unità, nella seconda le decine, le centinaia e così via. Nell'abaco venivano collocati dei gettoni numerati su cui erano iscritti i numeri e che assumevano un diverso valore a seconda delle colonne dell'abaco nelle quali venivano a trovarsi. Per esempio, se noi mettiamo un 2 nella prima colonna, che è quella dell'unità, e un 8 nella seconda colonna, che è quella delle decine, avremmo rappresentato il numero 82. Una cosa molto significativa dell'abaco è il fatto che usa un sistema di numerazione completamente nuovo, e sono le cifre cosiddette arabe. Fino a questo momento
gli aritmetici medievali usavano la numerazione romana, che peraltro sopravvive nella iscrizione delle colonne, che come si vede sono numerate secondo le cifre romane. Queste cifre cosiddette arabe furono introdotte nell'Occidente medievale anch'esse proprio in questo periodo, in concomitanza con l'abaco. Ne abbiamo una prima testimonianza manoscritta in un codice di provenienza spagnola di poco anteriore al periodo di cui ci stiamo occupando. Bene, saltiamo la geometria, passiamo all'astronomia. All'astronomia, e anche in questo caso ci viene in aiuto un passo del venerabile Beda, il quale ci descrive il firmamento. Sentite cosa dice. Il firmamento è cielo di natura sottile ed ignea, rotondo e raccolto in spazi uguali da ogni parte del centro della Terra. Tutti i giorni si muove con indescrivibile velocità, così che cadrebbe se non fosse frenato dal moto inverso dei pianeti. Una spiegazione abbastanza contorta, complicata. Vediamo se ci può venire in aiuto. Sì, anche un modo di vedere il cielo, diciamo così, piuttosto fantasioso. Naturalmente gli uomini del Medioevo guardavano in cielo con diversi intendimenti. Un modo che conosciamo bene per questo decimo secolo è un modo così, diciamo così, di descrizione scientifica dei movimenti dei corpi celesti. Descrizione scientifica per la quale venivano usati degli strumenti di cui questo può essere un esempio, anche se materialmente l'oggetto è più recente. Perché di questo periodo così antico nessuna testimonianza diretta ci è stata che conservata. Che cos'è esattamente questo strumento? È una rappresentazione delle orbite dei corpi celesti, e con al centro la Terra, naturalmente perché il sistema è geocentrico, e il moto dei pianeti intorno ad essi. Benissimo, andiamo avanti e esaminiamo l'ultima delle quattro arti liberali del quadrivio, cioè dire la musica. La musica, e qui abbiamo portato uno strumento musicale di quel momento. Infatti anche la musica usava degli strumenti, è un po' una condizione tipica di tutte queste discipline del quadrivio, quello di far uso di strumenti. Lo strumento che abbiamo qui è il monocordo, in sostanza una cassa armonica con due ponticelli fissi tra i quali è tesa una corda e un ponticello mobile mediante il quale si può dividere la corda in segmenti. Gli studiosi di musica dividevano la corda in segmenti multipli uno dell'altro, per esempio in questo caso un segmento è il doppio dell'altro, e studiavano le armonie che si producevano facendo suonare contemporaneamente le due corde di diversa lunghezza. Quindi non è un concetto tradizionale di musica, se vogliamo. Non è una musica da ascoltare, una musica pratica, diciamo, è una musica che studia i rapporti matematici tra i suoni. Bene, quindi possiamo direi chiudere questa parte di oggi vedendo un altro esempio di scienze che forse sarebbe il caso tu precisassi, queste scienze più descrittive, non riconosciute da trivio e quadrivio. In effetti dal sistema delle sette arti liberali venivano escluse altre discipline che pure costituivano degli interessi molto vivi degli studiosi di queste epoche. È interessante studiare i motivi di queste esclusioni. I motivi possono essere sostanzialmente di due ordini. Un primo motivo porta all'esclusione di quelle discipline che hanno un aspetto marcatamente pratico, operativo. Anche delle discipline ammesse nelle arti liberali venivano esclusi gli aspetti pratici, per esempio l'aritmetica calcolatoria, quella che serviva per fare i calcoli della vita quotidiana, non faceva parte delle discipline ammesse nella prima delle arti del quadrivio. Un altro motivo di esclusione di determinate discipline, determinati interessi scientifici, era dovuto al possibile sospetto che queste conoscenze fossero usate per un sapere illecito, per esempio per la magia. In questo caso la disciplina veniva radicalmente esclusa perché portava alla non ortodossia. Altre discipline escluse, tra le altre discipline escluse dal sistema delle arti, c'era per esempio la geografia. In quanto questa non porta ad una rappresentazione teorica del mondo, ma a una rappresentazione descritta del mondo. E quindi con la geografia io vorrei salutare Carla Frova, e ringraziarla della sua partecipazione e passare all'altra parte del nostro ambiente, del nostro spazio, per vedere qualche carta geografica. Thank you.
Cominciamo dall'esame di una carta geografica molto antica, forse una delle più antiche che noi conosciamo, che è la cosiddetta Tabula Peutingeriana. Tabula Peutingeriana che è una lunga striscia, che qui abbiamo riprodotto soltanto in parte, lunga 6,80 m divisa in 11 segmenti, noi qui abbiamo voluto riprodurre soltanto la parte dedicata all'Italia, visto che facciamo la storia d'Italia. Ecco l'Italia quale si vede sulla Tabula Peutingeriana. Si può notare il perimetro dell'Italia stessa, al centro, in più scuro, è la catena degli Appennini. Qui, in questo punto, Roma. L'Italia continua e si chiude con la consueta forma dello stivale, vedendo anche, si può vedere anche la Sicilia, questa isola triangolare. Tabula Peutingeriana che non è una carta propriamente medievale, ma è una carta tardo-romana, infatti si data comunemente tra terzo e quarto secolo, mentre più propriamente medievali sono i mappamondi che noi vediamo alle mie spalle. Mappamondi che hanno un'origine anch'essa molto antica, nascono più o meno in epoca carolingia e si sviluppano nel corso del periodo che va dall'epoca carolingia al XIII secolo. Il primo che vorrei osservare con voi è questa sistemazione schematica del mondo voluta da Rabbano Mauro. Rabbano Mauro è un allievo di Alcuino, anche di Alcuino abbiamo parlato nella puntata dedicata alla vita quotidiana, e mettiamo in evidenza l'Italia che è in questo punto, come la vedeva Rabbano Mauro, fronteggiata da un'isola che è la Sicilia, isola di forma geometrica che vuole in un certo senso richiamare, far vedere la Sicilia. Passiamo a vedere ancora un altro mappamondo. Siamo in un'epoca certamente successiva, siamo tra XII e XIII secolo, anche qui una raffigurazione di un mappamondo e lo si immaginava più o meno in questa maniera. Nelle due parti superiore ed inferiore si presupponeva che ci fossero disabitate perché glaciali. Al centro del mondo si immaginava che fosse Gerusalemme. Poi l'Italia è rappresentata in questa maniera, una sorta di triangolo con Roma al centro, con isole nel mare che campeggia al centro di tutto il mappamondo, la Sicilia, la Sardegna, la Corsica. Fatto curioso che vorrei mettere in evidenza è che in questo tipo di rappresentazioni si immaginavano una serie di abitanti che dovevano vivere lontani dal mondo conosciuto, cioè dal mondo centrale, dal mondo che si svolgeva al centro della rappresentazione. Questi mondi favolistici, sconosciuti ai viaggiatori, erano però descritti in tutta una serie di libri che sono caratteristica della letteratura medievale più o meno di questo periodo e del periodo successivo. I libri che descrivono per l'appunto questi animali, questi esseri fantastici. Sentite come il Liber Monstrorum descrive un mostro che doveva vivere probabilmente nella zona dell'India. Dice, innanzitutto, il mostro si chiama lo sciapodo e ce lo descrive dicendo che riferiscono, ancora, di una razza di uomini che sono detti dai greci sciapodi, dal momento che si riparano dai raggi infuocati del sole sdraiandosi supini all'ombra dei propri piedi. Sono in vero velocissimi ed hanno un sol piede ed una sola gamba. Le ginocchia irrigidite nelle giunture non si piegano più per nulla. È una descrizione estremamente singolare e assieme a questa descrizione ce ne sarebbero altre. Abbiamo notizia dei macrobi che erano alti 12 cubiti, 5 metri e 28, o dei pigmei che non sono quelli che noi pensiamo essere dei personaggi bassi, ma più semplicemente dei vecchi, che nascevano vecchi già a 80 anni. Avevamo gli epistigi e via discorrendo, tutta una serie di altri personaggi sui quali è inutile insistere di più. E proprio con questa visione favolistica, che tanto fa parte della mentalità quotidiana medievale, chiudiamo lo spazio quotidiano di questa sera. Arrivederci alla prossima puntata.
All'inizio di questa puntata abbiamo fatto riferimento alle grandi paure che accompagnano il corso del secolo X. Il riferimento alla nuova ondata delle invasioni, in particolare per l'Italia, le scorrerie degli Ungari e dei Saraceni. Ma il secolo X si chiude anche, secondo una leggenda, con i terrori dell'anno 1000. Secondo questa visione delle cose, che trova ancora credito, talora, allo scadere dell'anno 1000, sia in Italia che in Europa, gli uomini del tempo sarebbero stati presi dal timore di una fine del mondo imminente, in coincidenza con lo scadere del millennio dalla morte di Cristo. Qualche testo conferma questa visione delle cose, ma non è sufficiente queste poche testimonianze esistenti a ritenere che ci sia stato veramente un fenomeno di massa in questo senso, un fenomeno che abbia riguardato tutti. È d'altra parte difficile immaginare, data la grande varietà che c'era di sistemi di computo del tempo, data la grande difficoltà di misurare le ore della giornata in maniera precisa, e con l'idea che possiamo avere noi oggi che alla mezzanotte di un certo anno tutti guardano l'orologio per vedere se a quel momento dato finisce il mondo o no. Ecco, una concezione, una situazione di questo genere è del tutto inimmaginabile, è irrealistico pensare che sia potuto accadere. D'altra parte è anche vero che l'intero Medioevo è pervaso dal terrore non solo della morte individuale che riguarda ciascun singolo per quello che lo concerne, ma anche di una fine dell'umanità. Ed è qualcosa che è connesso alla tradizione cristiana. Non dimentichiamo che uno dei testi fondamentali del cristianesimo è l'Apocalisse. Soltanto il fatto di averlo dimenticato può aver fatto sì che nel secolo scorso si sia immaginato che il terrore per una fine collettiva, per la morte di tutti in un stesso momento, avrebbe potuto trovare fondamento soltanto in un determinato momento, della storia. Quindi la leggenda dell'anno 1000 va ritenuta tale, va sfatata. Quello che però è paradossale è che al posto di questa leggenda noi troviamo oggi, in molti libri anche autorevoli di storia, una visione delle cose secondo cui il secolo X non soltanto non sarebbe da caratterizzarsi con i terrori dell'anno 1000 che lo avrebbero concluso, ma sarebbe stato un secolo di rinascita. È un'idea diffusa soprattutto presso gli storici della società e dell'economia. Vorrei sentire cosa pensa Pierre Tuber di questo capovolgimento così radicale. Io penso senz'altro che questa rinascita c'è stata, nel senso che almeno dopo le ultime scorrerie, cioè dalla metà del secolo X, c'è una ripresa, senza dubbio, una ripresa a tutti i livelli dell'economia e della vita sociale. C'è per prima una ripresa demografica della crescita della popolazione, c'è uno sfruttamento del suolo, una ripresa dell'economia agraria, un assesto più robusto della signoria rurale, pur con le sue violenze, le sue resistenze contadine, e c'è anche una ripresa dello scambio interno, dell'aumento della popolazione nelle città, della circolazione della moneta, l'intensificarsi dello scambio interno. Insomma, tutto questo fa sì che, secondo me, questo secolo di ferro, anche se non sarebbe esagerato di presentarlo come un secolo d'oro, almeno può chiamarsi secolo d'argento, credo. Naturalmente occorre dire che questa è una visione degli storici, che non occorre pensare che i contemporanei avessero il senso di trovarsi a vivere in un'età di sviluppo e di progresso. Sono due piani di giudizio completamente diversi. Ora, in questo secolo X, come abbiamo visto, il fatto nuovo sotto il profilo dell'esercizio del potere politico è la nascita di poteri locali, circoscritti territorialmente, che sono gli unici a esercitare una tutela efficace delle popolazioni contro le nuove minacce incombenti di cui abbiamo parlato così a lungo. Ma in questo stesso secolo assistiamo anche a una rinascita dell'impero cristiano.
rinasce con Ottone I, che subito dopo la metà del secolo va a Roma a prendersi la corona imperiale, e abbiamo così, al posto di quello che era stato l'impero carolingio, che aveva avuto un'estensione corrispondente a quasi l'intera Europa, abbiamo invece un impero molto più limitato, che corrisponde territorialmente alla sola Germania e alla sola Italia, e un impero che poi conta molto poco come potere effettivamente esercitato, appunto perché i poteri del tempo sono i poteri locali, quelli che abbiamo fatto riferimento anche poco fa. Per l'Italia questo avvenimento della restaurazione dell'impero è molto importante perché mette fine all'esistenza del cosiddetto Regno Italico indipendente, quello di Berengario I, che siamo andati a trovare a Torri del Benaco nella visita guidata di questa puntata. Da allora in poi gli imperatori tedeschi, quando verranno in Italia per essere incoronati a Roma, si fermeranno nell'Italia settentrionale per prendere anche la corona di questo Regno d'Italia che ha perso appunto la sua autonomia. Ma l'ultimo degli imperatori del secolo X, Ottone III, un imperatore che muore a 22 anni, quindi giovanissimo, ha lasciato un'orma particolare, perché Ottone III è andato a vivere a Roma, sul Palatino. Carlo Magno si era sempre accontentato di andare ad attendarsi nei pressi della Basilica di San Pietro, si stabilisce sul Palatino e, d'accordo con il Papa, con i due papi del tempo che gli stesso aveva provveduto a far nominare, lancia un grande progetto di restaurazione dell'impero cristiano, dell'impero di Costantino, che rinascerebbe a Roma nel segno di un recupero dei valori della tradizione antica. Questa esperienza, che ha pochissimo peso dal punto di vista politico effettivo, ne ha una invece molto grande dal punto di vista della storia delle idee, perché questa rivalutazione della tradizione di Roma antica è un elemento che giocherà molto in futuro, nel bene e nel male, nella storia d'Italia, appunto come mito di Roma. Ne riparleremo nelle prossime puntate. Ma intanto l'attore leggerà un brano di Thitmar di Merseburgo, in cui vediamo come già i contemporanei discutessero le stravaganze di Ottone III. Desideroso di rinnovare l'antico costume dei romani, ormai in gran parte scomparso, l'imperatore assumeva atteggiamenti che gli osservatori giudicavano variamente. Sedeva solo a una tavola fatta quasi a semicerchio, più in alto rispetto agli altri commensali. Avendo dubbi sul luogo preciso in cui erano le ossa dell'imperatore Carlo, ordinò che si scavasse segretamente per cercarle, finché furono ritrovate. Prese la croce d'oro che era appesa al collo dell'imperatore e un lembo della veste non ancora ridotto in polvere, e fece poi rimettere a posto gli altri resti con grande venerazione. Termina qui la quinta puntata. Abbiamo visto all'inizio come si è disgregato l'impero di Carlo Magno. Abbiamo assistito alla fine alla nascita dell'impero romano-germanico degli Ottoni. Una nuova ondata di invasioni, l'ultima della storia d'Europa, si è abbattuta nella prima metà del secolo X anche sull'Italia. Nel 950 i monaci tornano a abitare il monastero di Monte Cassino, dal quale erano stati cacciati 70 anni prima dai saraceni, segno evidente che la burrasca è ormai passata. I villaggi fortificati, i castelli, sorti un po' dovunque, stanno modificando il volto del nostro paese, soprattutto in vaste zone dell'Italia centrale, dove la terra è più povera. Si avvertono chiari segni di ripresa economica, in particolare nell'Italia settentrionale. Nella prossima puntata vedremo come la ripresa subisca dopo il 1000 un'improvvisa accelerazione, investendo in modo diretto il mondo delle città. Grazie, buonasera.